Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortoimer che parla e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi, potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, inserire il codice creatore Forto, così come vedete a schermo, poi accettare, e da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Lo avete letto dal titolo. La mia PS5, ragazzi, è arrivata e questo è il controller. Non vi faccio vedere la PS5 perché sta tipo sotto la scrivania, però qui c'è il controller. Questa è la mia, ragazzi, non è quella di Joe. Quindi finalmente posso giocarci, posso farci le live, posso in generale. Non vi sto qui a dire quante peripezie ho fatto per farmela arrivare, però ci sta. Quindi ragazzi, questa è la prima partita più o meno che mi facevo su Fortnite PS5 con la mia PS5. Però ragazzi, prima di lasciarvi al game, volevo solo ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video. E poi ragazzi, vi ricordo anche che la sera noi siamo in live sul sito Viola per streamare assieme e giocare assieme. Quindi andate in descrizione, nella sezione live streaming, e iniziatemi a seguire anche lì. E intanto io vi lascio al game. Ok guys, allora ci siamo. Vediamo un po' come va questo game. Spero bene, che vorrei portare a casa la mia prima vittoria su PlayStation 5. Devo essere sincero, ci sto provando da un po', da diverse ore ragazzi. Infatti sto credo un po' impazzendo fondamentalmente. Sono già impazzito, vabbè, sono pazzo ormai per Fortnite da mesi, però in particolare oggi, perché non riesco a vincere raga, tra problemi di connessione di ping che ho avuto, tra gente tryhardona che ho trovato, non lo so. In pratica ho fatto un paio di game all'inizio, mi stavano andando molto bene, ho fatto troppe kill e il matchmaking poi mi ha messo in ovviamente un tipo di game ovviamente folle, con gente troppo forte. Sinceramente una partita su PS5 me la devo portare a casa, assolutamente, a costo anche di non fare kill, di restare in un angolino, però ci devo riuscire. Allora, vabbè, beviamoci sta roba, anche se in realtà quello che mi farebbe piacere è qualche cura, dato che c'ho 100 di vita. No, sia mai, non sia mai, no, ma che cure? Qui non ci servono cure, ci servono solide realtà. C'è la mia esistenza. Oh, mi ha bloccato. Guarda, fra, io ti lascio, me ne vado. Vabbè, me ne vado. Me ne vado. No, me ne vado, lasciami stare. Ma perché? Ma perché? Lascia stare, non conviene. Perché? Guarda, lo sapevo. Oh, però, oh, va bene, va bene. Se c'è il medikit e sta roba, va bene, ciao. Dai, ci sono andato a guadagnare comunque, 25 di vita. Dai, cure serie, ti prego. Bella pozza grande, dai. Diciamo che non ci sei andato neanche vagamente vicino, man. Qui tu c'hai proprio la pozza grande, me lo stai urlando, ti prego. Stessa cosa di prima. Anzi, ma di rarità ancora più bassa. Va bene, bro. Bello Fortnite quando mi trolla. Invece di andare nella mischia, perché non cerchiamo altre cure andando lì dove di solito non ci sta quasi mai nessuno? Che dite? Mi piace come piano? Io questo che è un arpione. Ho trovato tre arpioni. Tre. No, uno, due, tre arpioni. Non so cosa se ne faccia questo gioco degli arpioni, specialmente quando siamo in un deserto. Ah, pozza grande. Allora, se mi dai una pozza piccola, meglio ancora. Vediamo. E vabbè. Stonks. Ok, uno così. No, non so perché. Io non voglio commentare questa cosa. Ok, due tizi mi pareva di averli sentiti qui. Quindi avviciniamoci. Non di soppiatto perché non possiamo, però. Salito. Io credo che questo tizio abbia uno sputo di vita. Ho utilizzato la mia struttura, ok. Dai, ha palesemente paura. Posso essere veloce quanto voglio io, raga, ma non gliela prenderò mai. Ok, devo fare in fretta prima che arrivi il compagno. C'è il compagno, vabbè, avete capito. Bella, frate, bella per te. Alla prossima, dai. Ok, io credo che per Fortnite the Game sia arrivata l'ora di salutarci ed andare sottoterra. Buonasera. Ok, raga, io pio questo coso di slurp e poi ci dovrebbe stare anche molto fuori safe questo approvvigionamento. Vorrei tentare. No, perché? Perché? No, c'è qualcosa che non va in sto tizio. Devo raggiungerlo. Conviene fare così. Faccio prima. Scendi? Dai. Dimmi che si è fermato a Selti. Cioè, raga, mi ha visto e non si è palesemente fermato. Fosse stato forte o aggressivo, credo che mi avrebbe distrutto. Ok, vedo un tizio là col teletrasporto. Che fa? Da dietro, no. Problema. Vabbè, se riesco ad andare avanti non riesce a spararmi. Non sta in una buona angolazione, se ho capito chi era. Mamma mia, ping. Fare questi brutti scherzi. Questo gioca solo con armi esotiche? Quasi quasi io da quest'arma esotica me la tengo. Potrebbe tornare utile al momento giusto, no? Che dite? Una cosa molto veloce, raga. Cristallino. E ci sediamo. Cristallino. Buonasera. Dai ragazzi, che questa è la prima vittoria su PS5. Lo sento. Lo sento, signori. Ah, un tizio che sta scappando dagli agenti. Ah, quei cosi impossibili da eliminare. Non se l'aspettava? No, mi è finito l'effetto ora. Non dovevi finirmi ora, sai? È stato molto scortese da parte tua. Era un nemico quello? Ok, non era un nemico. Era uno di quei cosi. Preferivo che fosse uno. Ah, è anche un nemico. È anche un nemico. Attivati. Ah, li ho finiti. Che cosa divertente.
Posto, eliminato. Ma questi cosi muoiono in safe, sono immortali? Che dite? Chi è questo? Questo che faceva? Palle di neve, lanciagranate? Ah, ghiaccia. Non lo so, sinceramente, se me lo voglio tenere. Vabbè, comunque non avrei mai utilizzato il... come cavolo si chiama? Il fucile a pompa infiammante, là, il drago, lo spirito di drago. Non so come si chiama, ragazzi, non chiedete mansione. Lancia razzi. Questa zona? Ah, lì. Ok, no, vabbè, questo non c'è sfide che mi interessano. Forse in realtà il problema è un altro, dato che sta qui. GG. Diciamo che questo tizio dovrebbe un po' migliorare. E dovrebbe utilizzare un po' di meno il lanciarazzi, perché lo vediamo un po' troppo attaccato, non lo so. Ok, GG. Ah, un 1 versus 1, bello fresco. Ah, posso morire in santa pace. Più che altro, pigliamoci il lanciarazzi. Vedo se riesco a farmi, come bei vecchi tempi, una kill con lanciarazzi. Ve lo ricordate, raga, Fortnite Gamer con lanciarazzi? Non credo se lo ricordino tutti tra i fan, perché era qualcosa che risale forse un annetto o due annetti fa. Trovato. Bella, frate. Ok, forse è bella fino a un certo punto per quello che ho sparato. Dai, dai raga, dai che questo è easy. Dai, ok, non so come lo voglio eliminare, ragioniamo, non ho trappole. Ecco, lanciarazzi, raga, è l'unica cosa. C'ho l'ultimo colpo. Se non la vinco con lanciarazzi è come se non avessi vinto, io lo dico, eh. Allora, sta qua dentro, sì, a posto, vai, non costruire. Va bene. Posso farmi perdonare solo in un modo, ragazzi. So come posso farmi perdonare. Eliminandolo col piccone. Ho un'idea. Ok, c'è ancora lo scudo. 33, ok, non c'ha più lo scudo. Secondo me si può fare, raga. Secondo me è il momento adatto questo. Devo farcela. Col piccone. Col piccone. Devo farcela, raga. Dai, dove sei? Ping, ping, ping. Non fare scherzi ora, ping, che... No. Ma che è sto flop? Ma come ti permetti col flop? Ok, so che ha 100 di vita. So che ha 100 di vita. Ok. Oh, ma sei serio? No, raga, ci devo riuscire. Ci devo riuscire. Dai, dai. No, raga, se perdo sbrocco, eh. Madonna mia, cosa stava succedendo. Ok, GG, raga. Prima vittoria su PS5. Madonna mia, cringe. Ok, ragazzi, la partita è stata veramente, veramente cringe. Però alla fine abbiamo vinto. Era questo che conta, no? Vabbè, cavolate a parte, ragazzi. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivare la campanellina, altrimenti vi perderete i prossimi video. E soprattutto, anche seguirmi sul sito Viola, perché in questi giorni faremo anche qualche volta la live. Link in descrizione, sezione live streaming. E noi, boys, ci becchiamo alla prossima.